Parliamo di coltelli. Il Tsuji-iki, il mio coltello, sta per arrivare. Del prototipo ne abbiamo già parlato e visto in lungo e in largo. Ma adesso, tra qualche giorno, arriva lui, il mio. Ne sono state fatte due copie. Il mio, lo 001 e lo 002, che andrà a chi lo compra. Ma in questo video, intanto che aspettiamo di spacchettarlo, vi mostro un po' di lavorazione. Principalmente vi mostro il manico. Manuel, sempre carino lui, ha trovato persino tempo di darmi un po' di materiale così che mi ha girato, voi siate tolleranti. E lui al lavoro, quindi le riprese sono quelle che sono, le foto sono quelle che sono. È già stato tanto carino trovare il tempo di mettersi a fare anche questo tra un infornamento e l'altro, una botta di molla di qua e di smerigliatura dall'altra parte. Andrò a commentarvi le singole immagini. Eccovi la barra di legno da cui il manico d'ebano è stato ricavato. Iniziamo. La vedete ancora la lunghezza? Manuel, sempre estremamente preciso, misura ogni cosa. Qui la vediamo un attimo in sezione, quadrata, poi in realtà diventerà ottagonale grazie alle sue lavorazioni. E qui ha preso le misure. In realtà da questa barra vengono fuori due manici, se non ricordo male, e qui vediamo Manuel al lavoro per tagliarlo. Vi lascio un filo di sottofondo così potete sentire un po', insomma, il suo lavoro che trovo sia sempre una cosa simpatica. Vedete la macchina? Piano piano, è un'operazione delicata, tra l'altro l'ebano è pregiato e anche duro, difficile da lavorare, ci vuole del tempo, bisogna fare cose con molta calma. Poi Manuel è una persona veramente molto precisa, quindi ci tiene a fare le cose fatte bene, ogni tanto butta pure via qualcosa perché non è venuta come voleva lui. Vediamoci qualche momento, io trovo che questi lavori artigianali abbiano veramente un forte fascino. Poi io non sono uno che si mette a fare queste cose, però amo moltissimo vedere le altre persone quando le fanno. E qui siamo passati alla fase successiva, si vanno a fare delle misurazioni, adesso vedremo il nostro con righelli, centimetri, matita, ovviamente, anche questa. Sì, perché in realtà il manico è scomposto in quattro parti. Sono due parti di legno e due parti di acciaio inox. Questo serve per bilanciare un po' tutti i pesi e quindi, insomma, la lavorazione non consiste semplicemente nel tagliare e lucidare il legno, cioè c'è molto di più. Vedete, adesso va a staccare, prima lo segna, poi stacca una parte, non è una questione di misura, quelle due parti saranno effettivamente staccate poi nel coltello e tenute assieme da una sorta di ghiera in acciaio inox. Non è solo un effetto estetico, come potrebbe sembrare, ma è una questione di bilanciatura. Eccola qui la parte. Ha preso delle misure perché adesso c'è una fase successiva, vedete i tre puntini, si vedono. Adesso va a fare dei fori. Scopriremo tra un attimo perché, vedete, i fori sono diventati un unico foro e questo foro adesso deve essere portato ad una certa misura importante. È un lavoro di estrema precisione, deve essere fatto a mano. Adesso vedrete la valutazione, eccola. Manuel inserisce la lama, deve calzare in un certo modo, né sforzare troppo, né essere troppo larga. Ciao!